È il 1921. Spacchiamo tutto! Spacchiamo tutto! Le case del popolo vengono attaccate e incendiate. Diamogli fuoco! A farne le spese sono contadini, disoccupati, che dentro queste strutture svolgono attività sindacali, di istruzione e cultura. Non serve a nulla a protestare, niente! Case che diventano anche la base delle prime cooperative e leghe del lavoro. Le case del popolo, che si diffondono sulla scia degli ideali socialisti fra fine 800 e primi 900, rompono un legame secolare che unisce contadini e possidenti terrieri, con i primi storicamente sottoposti ai secondi. Per capire cosa succede bisogna tornare all'autunno del 1918. L'Italia esce dalla prima guerra mondiale, l'economia è debole, il lavoro scarseggia, c'è disoccupazione e miseria. Anche le classi agiate risentono della situazione. In un paese ancora poco industrializzato, la campagna diventa il teatro del confronto sociale. I contadini rivendicano diritti e migliori condizioni. Proprietari terrieri e notabili rurali vedono discussa la propria posizione. Bisogna quindi intervenire per ristabilire i rapporti di forza attraverso le squadre fasciste che raccolgono il senso di frustrazione fra reduci di guerra, antisocialisti, ma anche delinquenti e disoccupati. Sostenute finanziariamente da agrari e conservatori e tacitamente sopportate dalle principali forze politiche del governo e dalla forza pubblica, le squadre fasciste diventano il braccio operativo per fermare questo processo di emancipazione. Basta con questi collettivi! Non avete niente da dire! Siamo noi che abbiamo l'ultima parola, non l'avete ancora capito? Con il pretesto di salvare il paese dal socialismo, gli obiettivi da reprimere con la violenza diventano le case del popolo, gli scioperi e le proteste della povera gente. Lavorare! Lavorare! Bisogna lavorare! Le squadre colpiscono impunite in tutta Italia. Solo nella provincia di Modena sono almeno 5 le case del popolo a venire attaccate, distrutte o incendiate.